Midelt, Marocco. Ai piedi delle montagne dell'Alto Atlas, sei monaci trappisti dell'ordine cistercense vivono nel priorato Nostra Signora dell'Atlas. Vi continuano la vocazione ricevuta a Tibirine, in Algeria. Vivere la vita contemplativa e aprirsi all'incontro con i musulmani. Sono il responsabile di questa comunità dal 1999. Prima eravamo a Fès, poi nel 2000 siamo venuti qui. Le suore francescane missionarie di Maria ci hanno proposto la loro casa e siamo molto felici in questo posto più berbero che arabo e abbiamo delle ottime relazioni con tutti i vicini. Ma questo è dovuto alla lunga presenza delle suore prima di noi. Siamo stati subito adottati da questa popolazione ed è stato molto bello. Il decano della comunità è padre Jean-Pierre Schumacher, 95 anni. È l'ultimo testimone vivente della vita monastica a Tibirine, essendo sfuggito nel 1996 come fratello Amédée al rapimento e poi all'assassinio di 7 dei suoi confratelli: Luc, Christian, Christophe, Bruno, Michel, Célestin e Paul. Padre Jean-Pierre si è interrogato a lungo su come vivere la sua posizione di sopravvissuto, fino a quando ha ricevuto una lettera di una madre badessa. Io non la conoscevo personalmente e neanche lei. Mi ha scritto una lettera nella quale mi diceva: lei immaginava ciò che stavo vivendo, che il Signore ha permesso che gli uni fossero presi per rendere testimonianza con il dono della loro vita e gli altri fossero lasciati per dare testimonianza con la loro vita. Ecco quindi quello che mi ha consolato, rasserenato. Padre Jean-Pierre ha vissuto più di 30 anni a Tibirine e ha partecipato alle tappe decisive della vita della comunità. Il monastero di Tibirine è stato fondato nel 1938 in quello che allora era l'Algeria francese. Nel 1962, all'indipendenza del paese, la vita dell'abbazia cambia radicalmente. La proprietà agricola passa da 375 a 14 ettari, di cui 8 coltivabili. Non resta più che un pugno di religiosi e il monastero rischia di essere chiuso. In questo contesto arriva padre Jean-Pierre. Sono arrivato il 19 settembre 1964. Ho trovato i padri che stavano cantando il compieta. Erano 3, tutti gli altri avevano già abbandonato il monastero ed erano stati suddivisi tra altre comunità perché era stato deciso di chiudere il monastero. È stato il cardinale Duval ad insistere durante il capitolo generale del 1963 affinché venissero mandati lì dei religiosi per tenere aperto il monastero. Voleva assolutamente che rimanessero. La Chiesa sta cambiando stile. Prima era rivolta per la maggior parte del tempo agli europei. Lui voleva che fosse la Chiesa di tutti gli algerini, qualunque fosse la loro religione, qualunque fossero le loro origini. E lì il monastero aveva il suo posto. La comunità di Tibirine è sempre stata una sfida permanente di comunione, fin dalla sua fondazione. Comunità che è stata segnata dalla precarietà e da una certa debolezza,
che ha vissuto una specie di rinnovamento dopo la guerra di indipendenza, con l'arrivo di un primo gruppo di fratelli negli anni 60. E poi un secondo gruppo di fratelli è arrivato negli anni 80 e padre Christian de Chergé, in concomitanza della sua elezione a priore, ha cercato, con il suo carisma, di far crescere i suoi fratelli in questa comunione, questa presa di coscienza che il monastero non era un'isola, ma era inserita al centro di un villaggio, in mezzo ad una popolazione. Tra i sette c'era ovviamente Christian. Christian vi è arrivato nel 71. Poi, molto presto, gli è stato chiesto di andare a Roma a studiare l'arabo e vi è rimasto 2 anni. In quel periodo noi eravamo piuttosto anziani. I nuovi sono arrivati negli anni 84. Un certo numero venivano da Bellefontaine e Christian era originario di Parigi. I suoi inizi nella comunità sono stati abbastanza difficili perché aveva delle idee abbastanza forti che lo caratterizzavano e nelle quali avrebbe voluto trascinarci. Alla fine dei suoi studi a Roma aveva organizzato degli scambi in arabo su quello che viveva con i musulmani e questo lo coinvolgeva molto, al punto che abbiamo un po' reagito. L'incontro con i musulmani progressivamente farà evolvere la comunità verso un dialogo spirituale con l'Islam, che si concretizzerà con la creazione di Ribat e Salam, il legame della pace. Tutto ha inizio da un incontro imprevisto con un membro di una confraternita sufica nella vicina città di Medea. Era un uomo di una trentina d'anni, abbiamo parlato di religione. Mi sono detto, è strano ciò che ha detto, ciò che vive, è molto vicino a quello che viviamo nel monastero. Per esempio, parlava della sofferenza. La sofferenza, se è vissuta bene, purifica il cuore. Ha portato come esempio le olive, è un paese di ulivi. Le olive passano prima sotto una pressa dove vengono schiacciate, poi sotto una macina e ne esce l'olio. Questa è l'immagine della sofferenza quando è vissuta bene, è l'immagine della croce. Questo dialogo spirituale è inseparabile da un dialogo della vita, nel quotidiano, con gli abitanti del villaggio di Tiberina. Amano l'Algeria e sono gli amici dei poveri. Il nostro villaggio non era ricco, la maggioranza era povera. E poi li aiutavano molto, molto. Collaboravano con le persone del villaggio. C'è stato un vero amore tra la popolazione e i babas, cioè i padri, i monaci. La frase che ancora oggi ritorna spesso sulla bocca delle persone, ci amavano. Quindi questo è molto importante in un piccolo villaggio. Oggi di circa 750 abitanti, 92 famiglie. Non ci sono state famiglie che non avessero un legame con il monastero, in modo particolare con l'icona del monastero, che era il fratello Luc. Fratel Luc è arrivato al monastero di Tiberin nel 1946. Sceglie di rimanere frate converso, con meno presenze agli uffici liturgici, sempre disponibile sia come medico nell'ambulatorio che come cuoco della comunità. Qualche parola sull'ambulatorio di Tiberin. Le visite iniziavano al mattino verso le 5 e finivano verso le 11. Il pomeriggio ricominciavano verso le 2 e finivano verso le 5. Facendo presto, ma ciononostante visitando i malati. In questo ambulatorio passavano ogni giorno un centinaio di malati. Dans
Secondo i registri che sono stati ritrovati, sui suoi quasi 50 anni di vita in Algeria si stima siano 600-650.000 i pazienti che lui ha curato. In un piccolo ambulatorio di montagna, non in un grande ospedale di Algeri. E fratello Luc curava tanto i mali del corpo che quelli dell'anima. Era anche il confidente di molte persone di ogni orizzonte e condizione sociale. Fra i 7 monaci martiri di Tiberin, 3 avevano cominciato la loro vita monastica all'abbazia di Bellefontaine, nell'ovest della Francia, fra Michel, fra Bruno e fra Célestin. All'epoca il maestro dei novizi era padre Etienne e li accompagnava nel loro cammino. La settimana più significativa di tutto il loro soggiorno, unica in tutta la mia vita monastica, ad oggi sono 53 anni, è questa settimana, la prima settimana dell'aprile 1984. 3 frati hanno manifestato l'impressione di essere chiamati ad andare a Tiberin. Michel il martedì, Célestin il mercoledì e Bruno il venerdì. Quando fra Bruno Le Marchand è uscito dal mio ufficio, comunque ero un po' stordito. I 3 frati non si erano assolutamente messi d'accordo. Negli anni Ottanta, nel noviziato, i frati non parlavano tra di loro. Mi sono detto: cosa dirà la comunità quando saprà che 3 frati del noviziato pensano di partire per l'Algeria? Credo che ne abbiano discusso nel consiglio. Quando ho relazionato al consiglio dell'abate, il redattore del rapporto ha detto: un vento di follia passa sul noviziato. Nell'abbazia di Tamier, in Savoia, altri 2 frati sono entrati nella vita monastica prima di andare a Tiberin. Fra Christophe, nel 1987, dopo una prima esperienza sul posto 10 anni prima, e fra Paul, alla fine di dicembre 1989. Nous manifester ton amour de père par ce repas que nous allons partager en ta présence. Fra Didier è il padre albergatore, incaricato dell'accoglienza degli ospiti. Ha fatto il suo noviziato insieme a Fra Christophe e ha sviluppato una profonda amicizia con lui durante quegli anni. Sono amato. Questa certezza nasce dolcemente, poco a poco, con forza in me e mi obbliga al dono affinché il mondo sappia che è amato dall'amore. Ciò che risalta quando si legge Christophe è il dono. Per lui è la parola chiave insieme a ti amo. Ti amo e il dono in realtà sono la stessa cosa. La scoperta del ti amo di Dio e la sua risposta a Dio ti amo. Questo continuo dialogo e poi il fatto che lo porta a donare la sua vita fino in fondo, fino all'estremo, come direbbe Christian de Chargé, in realtà sono la stessa cosa. La chiamata a seguire il Cristo nella vita monastica risale all'inizio del cristianesimo, in Oriente. Poi si sviluppa in Occidente, particolarmente grazie a San Benedetto, la cui regola scritta nel VI secolo guida la vita dei monaci sino ad oggi. I monaci e le monache di clausura cistercensi, nati dalla riforma di Citeaux nel 1098,
Vivono in comunità, sotto la guida di un abate, e fanno voto di obbedienza, di conversione di vita e di stabilità. La loro vita si fonda su tre pilastri principali: la preghiera, la vita fraterna e il lavoro quotidiano. La chiamata alla vita monastica in una comunità cistercense trappista è una chiamata abbastanza radicale, perché c'è un prendere le distanze riguardo a quello che chiamiamo il mondo. Un prendere le distanze che permette una certa solitudine, un certo silenzio propizio a lasciare il Cristo vivere e parlare in noi. Quella che noi chiamiamo spesso l'Opus Dei, l'opera di Dio, per noi è molto importante. Quest'opera di Dio è la preghiera liturgica giorno dopo giorno e nei diversi momenti del giorno. A tal punto che San Benedetto chiede ai monaci di non preferire nulla all'opera di Dio, per dire che è primaria, è un elemento primario e portante della vita monastica. È un'opera compiuta comunitariamente, come chiesa. E Fra Célestin, per esempio, gli dava una grande importanza. Allora era molto sensibile ai canti, alla liturgia, ma dirà che ogni giorno, prima di andare al lavoro, si ferma qualche secondo, poco importa dov'è, nella chiesa o altrove, per centrarsi veramente sul Signore e che tutta la sua giornata e anche la notte fosse vissuta sotto lo sguardo di Dio. Una grande gioia a Tamier è di poterlo dare Dio in chiesa con i fratelli, col canto, ma anche di poter ascoltare il Signore, continuare ad ascoltarlo. Lo si ascoltava già attraverso i salmi, ma anche attraverso la lettura più personale chiamata la Lectio Divina. A poco ho scoperto che l'importante è che c'è un andare e venire tra la preghiera e il lavoro. E in fin dei conti tutta la giornata è impregnata di questa preghiera, poiché noi interrompiamo tutte le nostre attività, sia la lectio o un'altra cosa, e per tutto il giorno ritorniamo continuamente alla preghiera. E poco alla volta il nostro cuore diventa una chiesa domestica, una dimora di Dio. Une demeure de Dieu. La regola di San Benedetto indica che tutti gli ospiti saranno accolti come il Cristo. I monasteri accolgono oggi sempre più persone che vengono da soli o in gruppo ad approfondire il loro cammino di fede. Dal Concilio Vaticano II, la Chiesa ha chiesto che i monasteri si aprissero di più per condividere al maggior numero di persone l'esperienza spirituale che noi abbiamo in comunità, poterne fare approfittare, farla scoprire a tutti gli ospiti che vengono qui all'abbazia. Gli ospiti sono invitati a vivere il più possibile, come possono, secondo gli orari della vita monastica, perché alla fine l'orario della vita monastica è un orario pieno di saggezza, che è regolare, che dà la pace.
All'abbazia di Rivet, le 12 monache di clausura vivono l'esperienza della vita cistercense in una piccola comunità fatta di suore provenienti da diversi monasteri, come hanno potuto viverlo i monaci di Tiberin. La sfida è di costruire poco a poco l'unità. L'ufficio è un luogo di unificazione. E poi non è cosa da poco riunirsi 7 volte al giorno, l'essere sloggiati da quello che si faceva e ritrovarsi per lo stesso motivo, per la lode, per l'intercessione. Penso che il fatto di riunirsi regolarmente per questa preghiera condivisa plasmi molto una comunità. Un altro luogo di costruzione dell'unità della comunità penso siano i nostri incontri del lunedì mattina. È un tempo di aiuto reciproco, fraterno, semplice, durante il quale ognuna può prendere la parola per affidare un'intenzione di preghiera, chiedere perdono per una trasgressione, chiedere una spiegazione riguardo qualcosa che è successo con un'altra suora. Parliamo anche di cose concrete della vita comune, di quello che accadrà o potrà accadere durante la settimana. È un momento quindi di grande semplicità, ma che può essere anche un momento di tensione, perché certe cose possono essere difficili da ascoltare se si è fatta una trasgressione, che l'altro ci fa notare. È quindi un momento di aggiustamento anche tra di noi, un luogo che è a mio avviso fondamentale, un momento durante il quale ci accordiamo anche reciprocamente la misericordia. Nell'esperienza dei frati di Tiberin, ciò che mi tocca molto è questa accettazione reciproca di quello che erano. Sono convinta che tutti gli sforzi che sono stati fatti per vivere come fratelli uniti nella carità hanno portato frutto per il popolo algerino. Algeria, 1993. Si scatena il conflitto fra l'esercito e gli islamici e provoca centinaia di vittime tra la popolazione. Giornalisti, medici, donne e bambini, intellettuali e insegnanti. I fratelli portano la situazione del paese nell'intercessione e nell'offerta della loro vita. Il giorno di Pentecoste 1993, fratello Michel ha scritto un testo che può essere considerato come una specie di invocazione allo Spirito Santo, non solamente per sé, ma per tutto quello che accadrà tra Pentecoste 93 e il rapimento, avvenuto la notte tra il 26 e il 27 marzo 1996. Qui è veramente una richiesta allo Spirito Santo, come si fa prima della consacrazione nell'Eucarestia. Spirito Santo, Creatore, degnami di unirmi il prima possibile, non alla mia volontà ma alla Tua, partecipare al mistero pasquale di Gesù Cristo, nostro Signore, con i mezzi che vorrai. Sicuro che Tu, Signore Gesù, lo vivrai in me e per quello che vorrai. A immagine di Maria degli Apostoli, degnati di ricevere questa povera offerta dal Tuo indegno servitore e amico Michel, a lode della Tua gloria, e consumala nel fuoco del Tuo amore. O Tu che vivi nella comunione del Padre e del Figlio, a Te lode e gloria eterna. Dicembre 1993. I gruppi islamici armati, GIA, portano a termine la loro minaccia di uccidere gli stranieri che non hanno ancora lasciato il paese. Il 14 dicembre, 12 tecnici croati vengono assassinati a Tamesgida, vicino a Tibirina.
La sera del 24 dicembre, un comando del GIA fa irruzione nel monastero. Stavamo preparando la messa di mezzanotte, erano quasi le 8 di sera. Improvvisamente ci siamo ritrovati con tre persone che erano entrate nel monastero, due giovani in divisa militare, poi Saya Atia, che era il capo. Abbiamo pensato che toccasse a noi essere assassinati. Christian de Chergé parla con Saya Atia, vietando loro per prima cosa di entrare armati nel monastero, che ha vocazione di pace. Racconterà questo incontro che rimarrà un avvenimento decisivo per lui e per tutta la comunità. Ai miei occhi era disarmato. Siamo stati faccia a faccia. Ha fatto tre richieste e per tre volte ho potuto dire di no o non così. Ha proprio detto: non avete scelta. Io ho detto: sì, ho la scelta. Non solo perché ero il custode dei miei fratelli, ma anche perché ero il custode di quel fratello che era di fronte a me e che doveva poter scoprire che esisteva in lui qualcosa di diverso da ciò che era diventato. Ciò che colpisce è che la vigilia di Natale del 1993, dopo la prima visita del GIA, c'è stato un vero cambiamento interiore in Christian de Chergé. Probabilmente si è reso conto che doveva ascoltare di più i suoi fratelli e orientarsi maggiormente verso un ascolto comunitario di ciò che lo spirito poteva dire. Ci sono stati molti incontri comunitari, è stato molto all'ascolto dei fratelli e i fratelli si sono rimessi all'ascolto l'uno dell'altro. Christian, nel capitolo, ci ha chiesto se volevamo rimanere o partire. Ci fu una votazione per alzata di mano. Non tutti hanno alzato la mano, ma ci furono degli scambi. Mi ricordo sempre di uno che ha detto: siamo qui come buon pastore. Forse il buon pastore scappa quando le sue pecore sono in pericolo? Si metterà al sicuro e lascerà così le persone? Ecco qual era lo spirito di queste condivisioni. Alla fine, Christian ha detto: non è ancora matura. Desiderava l'unanimità in un senso o nell'altro. Eravamo in comunità. Così ha detto: ci ritorneremo sopra insieme. E nel frattempo, uno dopo l'altro, ci ha incontrato nel suo ufficio affinché ognuno potesse esprimere davvero ciò che aveva provato, perché a volte è difficile dire quello che si sente davanti a tutti. Si rimane un po' condizionati dagli altri. Dopo, al secondo scambio, tutti hanno alzato la mano. Ci sono state mani un po' timide, ma tutti hanno alzato la mano. Era deciso che saremmo rimasti. All'abbazia di Aiguebelle, casa madre di Nostra Signora dell'Atlas, sono custoditi tutti gli archivi di Tiberina, compresi gli scritti dei monaci. I familiari e i parenti e amici più stretti si incontrano regolarmente per digitalizzare i documenti per poterli conservare e diffondere. Portano così alla luce scritti precedentemente sconosciuti. Tra le scoperte fatte, anche l'insieme dei testi liturgici e delle intenzioni che i monaci facevano durante i loro sette uffici del giorno, quando, almeno un giorno su due, se ne occupava Fratello Célestin. Perché Fratello Célestin prendeva nota su pezzetti di carta assolutamente tutto, tutte le intenzioni, tutte le preghiere di introduzione, eccetera.
E così di questi ne abbiamo per 7 volte al giorno, per ogni giorno, tra il 1984 e il 1996. Poi un giorno siamo arrivati all'ultima intenzione, era veramente l'ultima scheda dell'ultimo giorno, era una piccola scheda per la compieta. L'ufficio della sera prima di andare a dormire, di martedì 26 marzo 96. La lettura quindi era un testo di Giovanni e poi c'erano le intenzioni. Ce n'erano 3 e dopo l'ultima. Il giorno volge al termine e si va a letto con il Salve Regina. La terza intenzione ve la leggo. Signore Gesù, ricevi nella beata eternità quelli che muoiono e donaci, come ai nostri fratelli di Fes, di accogliere la nostra morte come passaggio verso la vita. Dopo sono andati a letto e nella notte sono stati svegliati. La notte tra il 26 e il 27 marzo 1996, i 7 monaci della comunità vengono rapiti. La loro morte sarà annunciata ufficialmente in un comunicato del 23 maggio. Oggi a Tiberin centinaia di visitatori, la maggior parte musulmani, vengono ogni settimana a conoscere i luoghi e a raccogliersi sulle tombe dei monaci. Vengono accolti dai membri della comunità Sheman Neuf, presente qui dal 2016. I 7 monaci di Tiberin sono stati beatificati a Oran l'8 dicembre 2018 in compagnia di altri 12 religiosi e religiose che avevano scelto di rimanere in Algeria per amore della popolazione e del paese. Papa Francesco, nell'esortazione apostolica Gaudete et Exultate, ha sottolineato la dimensione comunitaria dell'offerta della vita dei 7 monaci di Tiberin. La santificazione è un cammino comunitario da fare a due. Questo si riflette in alcune comunità sante, in diverse occasioni. La Chiesa ha canonizzato comunità intere che hanno vissuto in modo eroico il Vangelo o che hanno offerto a Dio la vita di tutti i loro membri. Ricordiamoci anche della recente testimonianza dei monaci trappisti di Tiberin in Algeria, che si sono preparati insieme al martirio. Ognuno di noi può essere chiamato a dare la propria vita, quindi verrà presa o non verrà presa, ma in fin dei conti non è questo l'essenziale. Il fatto è di dare la propria vita e il modo in cui saremo in grado di darla ogni giorno. Christian de Chergé negli ultimi anni aveva questa bella osservazione. Abbiamo dato il nostro cuore a Dio, grosso modo. Quanto ci costa vedere Lui prenderci sul serio? E l'intero movimento interiore di abbandono, di lasciarsi andare, che i fratelli hanno vissuto, che ci invita a vivere come loro, in questo legame di amicizia e di fratellanza molto forte con Cristo. Nascere. Con te finalmente tutto comincia. Ieri è sgombro, l'oggi è libero. Nell'aprirsi prende forma un avvenire di luce. La tua somiglianza mi attira. Dentro alla tua Pasqua mi sono intrufolato e mi lascio prendere interamente dalla tua vita. La tua resurrezione mi invade. Per te si attualizza il dono e tutto è una gioia senza fine.